conto di questa operazione che si è svolta nella giornata di ieri, 22 agosto 2012. La persona è stata deferita all'autorità giudiziaria di Crema in stato di libertà, è un cittadino di origine polacca, cognome Pi di Bologna, nome Divino Modossola, 24 anni, incensurato, è stato fermato durante un normale controllo di polizia stradale. Ovviamente gli operatori hanno effettuato un controllo accurato sulla persona, sul veicolo, e la persona, come al solito, ha manifestato delle caratteristiche che hanno permesso agli operatori di capire che c'era qualcosa che non andava nel contegno di questo cittadino straniero. Quindi, oltre alla perquisizione alla persona, alla perquisizione del veicolo, si è proceduto di conseguenza anche alla perquisizione presso il domicilio a Bagnolo Cremasco, dove il cittadino è residente. E nell'appartamento è stato rinvenuto tutto il necessario, oltre che al materiale per lo smercio, quindi la marijuana, ci è rinvenuto anche tutto l'occorrente per la coltivazione e soprattutto un piccolo manuale per effettuare la coltivazione in casa in maniera ottimale, quindi per portare le piante dal seme, poi dopo alla germinazione, l'utilizzo quindi del prodotto finito per lo smercio. Quanti erano la droga? Sono circa 80-90 grammi. In foglie essiccate? Esatto, in foglie essiccate, che successivamente analizzeremo per verificare il principio attivo, ma comunque c'è tutto il necessario che fa presupporre che sia tutto ovviamente ottimo per lo smercio. Dove è nascosto? Era in vari posti, ovviamente nell'appartamento di pertinenza di questo cittadino, sia nella sala cucina in un mobile che nella camera da letto, dove abbiamo rinvenuto varie parti di tutto questo che viene utilizzato per accelerare la crescita delle piante. Però non era montato, non avete trovato? No, al momento non era montato perché ovviamente aveva finito la piccola produzione che gli serviva, quindi era in attesa probabilmente di incominciare un'altra. Produceva in casa? Sì. Cosa sono in casa? Lampade poi? Cioè, ci sono lampade, ci sono timer, c'è i semi, termometri, tutto per controllare la crescita e accelerarla. Quindi, i semi sono 5? Sì. Ovviamente aveva anche a casa dei vasi, terriccio, e insomma, per il piccolo appartamento che era, non lasciava presupporre che la persona fosse un coltivatore di altre cose. L'ipotesi di reato è produzione e detenzione di stupefacenti per lo spaccio. Bellissimo. Verrà fatta la direttissima? No, la persona è stata deferita in stato di libertà, quindi tutti gli atti sono già stati trasmessi all'autorità giudiziaria di Crema, che procederà poi dopo successivamente per quanto riguarda la... L'avete fermato a che ora? Dove? Circa le 18:15 in territorio di Bagnolo. Ieri? Sì, allora, ieri durante un normale servizio di polizia stradale. Alla periferia, quindi? Sì. Macchina? Era una macchina, una motovettura di piccola cilindrata, una Focca. Questi sono semi che vengono utilizzati per la successiva produzione e germinazione della pianta, acquistati all'estero dal soggetto che lui deteneva all'interno del suo appartamento, in un mobile della sua cucina. Questi sono, diciamo, la parte iniziale della produzione. Da questo si riesce poi dopo a trarre la pianta ed il prodotto finito.